A me ha cambiato, ma non in meglio, no. È perché bisogna adeguarsi, ecco. Purtroppo per lavoro io uso la benzina e tutto, la crisi risparmio acquisti inutili magari. Si gira di meno in macchina, come hai detto tu, si mangia di meno fuori. Si fa quel che si può. La crisi certo che cambia nei consumi, ci sono delle famiglie che perdono il posto del lavoro e quindi è chiaro che cambiano i comportamenti. Ho provato con le sigarette ma non ci sono riuscita, quindi nulla. A me, dire la verità, piace viaggiare con la metropolitana, tranquillo, perché nelle città non ti puoi muovere con la macchina. Cioè faccio benzina praticamente ogni 2 giorni, quindi cerco di usare meno il motorino, però oggi sono venuto col motorino, quindi devo usarlo. Però sì, i miei per fortuna mi pagano la benzina, però ovviamente mi hanno detto di tagliare un po' le spese sulla benzina e cose varie. Se quando ci sono delle cose nuove, no? Voglio dire che ci possono anche servire per caso, per noi personalmente, no? Allora mi concentro per un po' di tempo a vedere se di quella cosa mi necessita. Passato il tempo e non ho avuto bisogno, e allora accantonato e andiamo avanti. Cerco di andare meno in motorino e sfrutto passaggi da amici oppure prendo l'autobus. Indubbiamente, se c'è la crisi, c'è la crisi. La gente in qualcosa si priva, non c'è nulla di positivo. Diciamo che forse la gente in positiva c'è, che magari non spende superfluo. Ho perso il lavoro, quindi per forza di cose sto più tempo con i figli. Questa è la cosa positiva, certo. A questo punto preferirei avere un po' meno di tempo per loro e un po' più di tempo per il lavoro. E si riduce un po' le uscite e quindi si sta più tempo un po' a casa. Non dico io soltanto io e il mio ragazzo, magari si invitano anche gli amici, però invece che uscire si sta a casa. Stare insieme alle persone a cui vuoi bene. Io non sono una che spende molti soldi in genere, non amo fare chissà che cosa. Mi piace invitare gli amici a casa, stare un po' insieme, andare al parco. Magari invece di andare al cinema si parla, si sta in compagnia senza dover per forza andare a cercare il divertimento in qualcos'altro. Se prima ci si concedeva una serata in più libera, adesso no. Stiamo andando a fare un giro a piedi, facciamo 4 passi a piedi, non compriamo niente, ci guardiamo le vetrine e passa il tempo. Beh, adesso si mangia e si fa un 4 chiacchiere con i bambini piccoli, insomma non è che si può andare troppo in giro, vabbè. Non prendiamoci in giro, non è positivo. Però cioè, l'essere umano tira fuori sempre più risorse nei momenti di difficoltà, quindi c'è di buono che ci si mette alla prova e quello che c'è di buono viene fuori.